Posso dirlo subito, almeno mi levo il dente. Ma che annata di merda è stata, ragazzi? Gli unici veri protagonisti, visto che io, per chi non avesse capito, ero allo stadio, sono tornato soltanto ieri sera. Questi sono i veri protagonisti, i fazzoletti, con i quali ci asciughi le lacrime, amare e devi masticare. E anche tra le cose che nessuno ricorderà, non c'era cazzi di poter dire quest'anno mi son visto due partite allo stadio, ma avete fatto pure rosicare una partita con Valemaniere. Il mio primo pareggio visto a Torino. Lasciate un mi piace se pensate che non si possa ancora passare sopra con facilità su quello che è stato l'addio di questi giocatori qua. E lasciatemi qui sotto un commento per riassumere con una parola Giorgio Chiellini e con un'altra Paolo Dybala. Niente, l'amaro in bocca che ti lascia ancora di più pensare che senza questi due giocatori l'anno prossimo non sarà facile per il cazzo. Non mi potevo permettere il lusso di poter vedere la Juve vincere due volte quest'anno il peggiore degli ultimi 11. Ma sono convinto che gli anni in cui chiudevo settimo ero meno incazzato di quest'anno qui, ma c'erano meno aspettative. Io non lo so da quanti anni è che potevo arrivare a toccare con mano così tanta delusione. Piazzamento Champions, l'acquisto di Vlahovic, per il resto, anche nell'analisi singolare di Juve Lazio, la sensazione che se non c'è quest'uomo qui in difesa la partita non la porti mai a casa, che se stai 2-3 gol sopra, la sensazione che se quest'uomo qua nelle notti di buio non ci sarà a illuminare il nostro cammino, sarà tosta con qualsiasi acquisto si potrà arrivare, e la sensazione che forse gli uomini persi nell'elenco non sono finiti qui. Vorrei parlare di Torino, vorrei parlare di quello che ho passato, ma il tempo passa, il tempo scorre. Fare un video con 24 ore di ritardo mi porta a non elencare cose che si sono susseguite in queste ore. Il mondo va avanti, io rimango indietro, e se mi sono dissentato al web per 24 ore ne pago le conseguenze con voci di mercato a destra e sinistra, smentite, dichiarazioni e tutto quello che ne consegue. Con calma ricominceremo a riparlare di tutto, ma concedetemi un attimo questo momento. Stasera vi ho del fantacalcio, mi raccomando, quello. Perin, partiamo da quello che ho visto ieri con le nostre classiche pagella. Perin vado a dare il 6 di colui che alla fine, no? Para quel tiro che poi si deposita sulla porta del 2-2 di Milinkovic-Savic, perfetto e splendido nella realizzazione. Per il resto arriva poco in porta, e poco importa per molti appunto se il 2-2 è arrivato. A me sì, perché stavo lì e non mi sono neanche goduto appieno quella che è stata la cerimonia finale. Me la sono goduta, pianta, però avevo sempre quel retro gusto di delusione anche della stessa partita, no? Anche se lo meritavamo, perché ci siamo letteralmente racchiusi in quello che è stato il riassunto di questa stagione. Vai in vantaggio e poi subisci ugualmente perché t'abbassi e perché dimostri che se non hai la forza di continuare ad attaccare, e la Juve non sa più subire. La Juve con questo giocatore qua, che adesso ti arriviamo a dare anche il voto, non può più permettere di stare lì, sopportare, prendere un po' di schiaffi, parare i colpi. La Juve è una squadra che deve dare un colpo all'avversario più dell'altro. Da ora in poi, perdendo Chiellini, sarà questo il concetto. Lo ridimostra Cuadrado in fase difensiva, orrendo. Cioè, si vede palesemente che Cuadrado in futuro qualsiasi scelta verrà fatta sul mercato non potrà essere il terzino destro titolare della Juve. In difesa è un giocatore clamorosamente involuto, si salta con una facilità clamorosa, prende un giallo perché gli altri esterni vanno a un ritmo superiore del suo, che sia Zaccagni, che sia chiunque gli passi da quel lato, che sia Pedro sul finale, che sia chiunque, Cuadrado difficilmente riesce a fare una diagonale difensiva fatta bene. Perde palla alla fine per un contropiede arrivato per il 2-2, forse era fallo, forse no, mi sembra la stessa situazione di Pessina. Quindi lasciamo perdere, 5 e mezzo e buonanotte. Chiellini lascia il campo dopo 17 minuti, giusto per dire, dai, non sono uscito per infortunio, ma comunque voglio prendermi i saluti e gli abbracci di tutto lo stadio, facciamo un bel giro campo, visto e goduto tutto, e vabbè. Al suo posto entro Donucci e De Ligt, che mi lasciano sempre pensare che il prossimo anno che tu possa prendere quell'esterno, quel centrocampista, sì, migliorerai la fase realizzativa, ma in difesa non sarò mai tranquillo e non avrò mai quella sensazione di cullare nei sogni più tranquilli, di perdermela gestire avendo quell'uomo in mezzo all'area di rigore che magari non faceva aspettare la palla sulla, cioè non faceva arrivare la palla sulla testa di Patrick, che non avrebbe portato al tiro, avrebbe frapposto il suo corpo su quel tiro che poi ha portato alla deviazione vincente di Milinkovic. Ti sentivi sicuro perché c'erano sempre degli interventi che a ogni partita
evitavano dei gol. Chiellini, non c'è più, Bonucci De Ligt, non posso darvi il 6, abbiamo subito due gol. Colpa loro, colpa degli altri, non importa. Hai subito, ti sei abbassato, ti sei schiacciato. E se non la difesa ti garantisce, prendendo alta la Lazio, una minima sicurezza, la squadra poi si abbassa e a forza di subire ti rintani dietro, perché i difensori non la vedono fondamentalmente la palla, girano un po' intorno, immersi in questo torello. Alessandro, fantastico, fantastico, dai, rinnoviamo lui a questo punto, tanto il contratto scade nel 2023, sono solo 6 milioni dell'anno che percepisce quel ragazzo, madonnato in live allo stadio. E allora a questo punto cosa possiamo fare? Dai, prendeti 1 milione di Hernandez e allora diamogli un bel 4, come 4 calci in culo che gli tirerei per farlo volare nell'iperspazio, ma questa è pura utopia. Ha fatto anche qualcosa di buono in difesa, ha chiuso da centrocampista. Da difensore, centrocampista, attaccante, la prossima volta fuori dallo stadio, possibilmente, a vendere i biglietti. Lui. Locatelli, rientrava nell'infortunio, a sorpresa titolare, mi aspettavo Rabiot dall'inizio, gioca. Gioca, basta. Non gli chiedete di più, perché in questo momento si deve pensare alla stagione prossima, a resettare il tutto in questi spezzettini di gara che ha trovato tra Inter e onestamente Laco. 5,5 come ho fatto per Bonucci e De Ligt. Voto leggermente superiore a Miretti, che gioca per la prima volta una partita dall'inizio alla fine. E c'è da dire che quando Lazio palleggia, rincorre tanto e ha poca possibilità di giocare in verticale per una squadra che mano a mano che passa a di sul 2-0 si addormenta, si schiaccia, si abbassa, e lui in questo non può dimostrare di avere ancora quell'esperienza di mettersi lì a saper soffrire. E poi io non ricordo di aver subito mai così tanti tiri da una squadra di calcio in una partita di Serie A, Coppa Italia, Champions League, tolto il Chelsea a Londra. Ma dai, stiamo parlando di una squadra ex campione d'Europa. La Lazio, a livello di tiri, quanti ne avrà fatti? La marea. Bernardeschi, perché sì, era lui l'esterno, mezzala. Bene, in realtà molto bene, perché fino all'ultimo ti aveva dato l'impressione, quando era al 95esimo, io il cronometro non ce l'avevo sui minuti di recupero, serpentina, sempre con la progressione palla al piede, molti strappi, pasticcione in fase difensiva, ha quasi rischiato un autogol, fa un po' se la tira in porta da solo, perdeva palla nell'area piccola, nella gestione non perfetto, ma nello strappo, nella voglia, nell'idea di cercare di portare la Juventus dall'altro lato a risalire il campo, sempre presente, sempre bravo, sempre prezioso. Gli vado a dare un 6,5, perché è giusto che se lo prenda questo 6,5. Il Berna, che è uno di quei giocatori che anche lì chissà se ci sono discorsi, entourage, a breve sapremo, I giocatori che hanno scadenza breve sono i primi che avrai notizie. Paolo Dybala, Paolo, io speravo rimanesse in campo fino alla fine, ma mi rendo conto che da routine la standing ovation dovevi fargliela fare, insomma, e doveva prendersi il saluto. È stato poi, penso, non so quanto ci ha messo letteralmente a girare intorno allo stadio, cioè sei uscito al 70esimo, lui al 90esimo era una marea di tempo. Infatti quando ha segnato Milinkovic, io l'ho visto, Dybala era a metà. A firmare una roba come, boh, a occhio e croce, 400 fogli. Non una partita eccezionale, però comunque una partita dove ha avuto sempre i suoi guizzi, ha avuto sempre i suoi momenti, anche qualche piccola palla persa, classica di Paolo, che ormai l'ha sempre contraddistinto, ma anche dei primi tempi. Pensare che ci sarà futuro dietro di lui? In zona offensiva? Io sono convinto su questo, forse mi sbaglierò, ma vedo più futuro in attacco al posto di Dybala, non con una persona alla Dybala, ma vedo comunque qualcosa che permetta alla Juventus di continuare a trovare le vie del gol, che non la sicurezza di questo uomo qua. Per questo punto di vista io la penso così. Penso che la Juventus avrà più fatica a trovare la solidità difensiva di Giorgio Chiellini che non l'estro. Lo sappiamo, Dybala era sempre uno di quei giocatori però che ti cavava dal cilindro il gol di Genoa, che ti hanno sempre permesso di avere qualche gol più dell'avversario. Troveremo una figura come lui? No, i giocatori sono tutti diversi, quindi troveremo qualcosa per andare a specificare quella che poi sarà la voglia della società di portare avanti questa idea, questo progetto di 4-3-3, perché palesemente la Juventus vuole degli esterni, vuole dei centrocampisti, e quella punta su cui basare l'intero progetto è quella lì sola al centro del campo. Dusan Vlahovic, 7, il gol
e basta, perché il gol è quello che alla fine serve a questo giocatore qua, la media, minuti, gol a partita, Vlahovic non segna, Vlahovic di lì, Vlahovic di là, e Vlahovic alla fine in 2 partite su 2 alla fine l'ha messa, gli si fa 3 su 3, segna a Firenze, chissà se giocherà. Vlahovic alla fine in una partita dove va a fare gol non si deve sentire appagato, c'è da continuare una gara, il gol l'ha trovato all'inizio, letteralmente poi la Juventus non è stata presente, io non ricordo tocchi di pallone, palla al piede di Dusan nel secondo tempo, niente, pensando anche che giochiamo senza obiettivi, senza impegni, speravo di vedere più spregiudicatezza, niente. Proprio coerenti alla nostra annata, una merda continua da dover assistere e da tifoso davvero. Doverla anche a volte difendere è stato estenuante. Morata. Quanto ne devo parlare di Morata? Solo 2 minuti? Ne parliamo un pochino di più? Allora, con l'Inter parte il contropiede da lui e il tiro sporcato di Alessandro per non far capire la traiettoria di Handanovic è il suo. Qua serve l'assist sulla testa, sui piedi, insomma, di Vlahovic e fa gol. Vabbè. Che vogliamo fare, società? Dai, che vogliamo fare con Morata? Volete ancora una volta dimostrare che veramente i milioni sono stati solo errori del passato o che si possa ancora rimediare nel presente? Ci lasciamo andare via Morata perché a quell'età non è giusto versare quella cifra per Morata? E allora continuiamo a cambiare pelle. Continuiamo ogni anno anziché cercare di ricostruire da quello che è stato salvato di buono. Buttiamo via perché abbiamo in testa un'idea che non vede, non guarda in faccia a nessuno, e allora sacrifichiamo un altro giocatore. Volete portare a fare questo? Dai, tanto ormai non c'è più sangue nella nostra pelle. Infilzate un'altra freccia, non troverete più risposta. Ci avete già stesi abbastanza. Cosa volete trovare come soluzione? Non arriveremo a un accordo vicino all'Atletico? Loro chiedono 35, noi siamo fermi sui 20? Siamo sicuri che forse alzare un pochino? No? E allora dai, diamo via l'unico uomo che ha dato un pochino di verve da quando gli hanno messo un cazzo di attaccante vicino a lui, il più coerente lì davanti, il più continuo, il più lineare nelle sue prestazioni. Ma va bene, dai, riconoscenza, non esiste niente. 7,5, altra volta il migliore in campo della partita, se non sbaglio. Con Chiellini, lo era anche con l'Inter. Da subentrante, allora ragazzi, dai, ma di che stiamo parlando? Dai, di cosa vogliamo inseguire? Cosa vogliamo inseguire? Cosa inseguiremo? Vendiamo pure Morata. Ultima allo Stadium, dai, è l'ultima. E allo Stadium perché intendeva quella di quest'anno, Ale, dai, tranquillo. Tranquillo con questa società, che poi si è fischiato il presidente. E la Centro non ha capito il motivo del fischio, i fischi al presidente sono fattori riguardanti la curva. Non c'entra Dybala per arriva bene. Io l'ho visto, le scene allo stadio, quando sul mazzischermo c'era l'immagine di arriva bene, i fischi erano anche per lui. Quindi ogni persona si prende le proprie colpe. Non male che lo stadio ha quella questione in sospeso con il presidente, e quindi dalla curva sud, per la quale per la prima volta c'ero, si è sentito forte questo spinta ad odio. Quindi voi che vorreste fare con Morata? Diamo via anche lui lì davanti? Diamo via quindi Dybala? Bernardeschi a questo punto penso sia una correlazione logica, no? O diamo via Morata per tenere Bernardeschi? Così divento veramente l'anticristo. Che vorreste fare nei commenti? Sì, no? Dalla panchina poi, oltre a De Ligt, entrano a che? Entra a che? Io parto da lui perché ho preso il giallo, eh? Oh. Questo ragazzino che penso non gli poteva nessuno insegnare la fase difensiva con Allegri all'occorrenza, si va anche a inseguire i giocatori. Alle volte la palla, visto che non è alta, la Juve se la va a conquistare un po' mezzo da solo, vincendo anche delle situazioni di contrasto. Punta l'uomo, si vede che da quando l'ho guardato dalla panchina che entrava in campo, saltellava, si carica, c'ha voglia di dimostrare. Non è una persona già arrivata, avendo già vinto. E quindi è entrato in campo, comunque sia, tra bene o male. Io vado sempre a premiare. Premio molto di più l'errore di un inconsapevole Marley che va a puntarmi la porta con tutta la voglia del mondo di errori di chi sta alla Juve da 300 partite come Alessandro. Ken ha toccato poco palla. L'ho visto anche lui schiacciarsi sulla linea del centrocampo per murare le occasioni della Lazio con scarsi successi. Quella girata negli ultimi minuti, perché ha giocato proprio poco, anche lì, che vuoi dargli? Diamo un 6.
Pellegrini era entrato anche abbastanza bene. Certo, giocare da terzino con l'interno di centrocampo Alexandro, mamma mia quanta mediocrità in campo in un solo momento. Si perde Milinkovic in quello che doveva essere una marcatura più stretta. Certo, la palla gli arriva sui piedi, anche te vai a pensare che c'è un giocatore rimasto in area e che Perin, parandogli, la va a spedire sui piedi. Doveva stare attento, e Pellegrini si sa che in fase difensiva concede qualcosa. Ecco perché poi queste cose le vai a rivedere, perché Allegri va sempre a preferire Alexandro in una finale, in una gara dove ci sono pericoli da cui dover tenere un attimo sotto controllo. Certo, poi chiedi a Pellegrini di inseguire un Lazzari, gli stai dietro, chiedi ad Alexandro di inseguire un Lazzari, il dribbling ti va sempre via. Con Pelle almeno ci vedo più lena, voglia, Palumbo poi entra, io non so. Pensavo fosse Rabiot dai capelli da lontano, non ho capito niente. Senza voto, faceva l'esterno sinistro, che ruolo fa? Attaccante, centrocampista. Aiutatemi a dirlo cosa faccia lui nell'Under 23, Allegri 5, perché comunque è l'ennesima parte dove vai avanti e paghi lo strazio, lo scempio di sta stagione, una condanna per i tifosi, mi rendo conto. Pesante. Ci saranno anni peggiori di questo? Ditemelo, avvertitemi per tempo, perché comunque dobbiamo prendere delle misure anche per gli anni che avanzano e quindi il cuore non regge più tutto questo. A una certa, lì per lì ti incazzi, però insomma, poi dovevi ascoltare quello che aveva da dire allo stadio, un giocatore che per 17 anni ha visto la Serie B, ha giocato tutte le partite di B, ha fatto tutto, ha visto il male, ha visto il nero dove forse se quest'anno trovasse un colore sarebbe grigio, perché un grigio è un colore ancora più che ti dà l'illusione, no? Di poter essere qualcos'altro, ma in realtà si avvicina allo schifo. Ha visto tutte le sfumature, ha visto il bianco, ha visto il trionfo, mentre Paolo ha visto solo una piccola parte di questo. Lui c'è sempre stato e credo che nella rosa della Juve, Cuadrado, Alexandro, con piacere, e Morata sono gli ultimi giocatori nella rosa della Juve che hanno visto lo stemma della Juve da essere un ovale a una J, perché poi tutti gli altri sono arrivati tutti dopo questo cambio. Questa è una cosa che se ci pensi dici porca puttana quante ne sono passate, sì, sono solo questi tre. Speriamo che rimangano due. Bonucci il prossimo anno potrebbe essere l'ultimo. Questo però almeno è un fattore di età, per altri non è un fattore di età. Per Dybala non lo era, per Morà non lo era. 30 giugno la scadenza dei contratti. Entro metà giugno lo sai, se Di Maria va da una parte, se Pogba, su queste cose ci aggiorneremo. Su Morata vogliamo risbagliare un'altra volta? Veramente? Veramente? Fatelo, fatelo. E poi mi trovate su YouTube. Ciao ragazzi, a stasera Fantacalcio.